caso che sta coinvolgendo la famiglia di Abubakar Soumahoro tiene banco anche a Quarta Repubblica. Il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. La puntata è quella di lunedì 21 novembre. La Coop gestita da moglie e cognata è infatti finita nel mirino della procura per contratti in nero e presunte condizioni di disagio e illegalità per i dipendenti. I deputati dell'Alleanza Verdi Sinistra ieri, domenica 20 novembre, si è difeso con un'intervista a Repubblica e con un controverso video pubblicato su Facebook, in cui in lacrime ha detto che mi vogliono vedere morto e ha aggiunto che non sono un nega asterisco 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 di giardino. Dunque ha ribadito l'innocenza della sua famiglia e il suo totale non coinvolgimento, adombrando di fatto una sorta di complotto contro di lui. Ma di spiegazioni dettagliate, di risposte chiare, non ne ha date. E proprio su quest'ultimo punto, ospite di Porro a Quarta Repubblica, insiste Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che picchia duro contro Soumahoro. Lui, oltre a postare un video dove piagnucola, dovrebbe dare spiegazioni. Dovrebbe spiegare perché la cooperativa della moglie non poteva pagare i braccianti ma postava foto con vestiti costosi, ricordai il direttore. Soumahoro chiarirà? Per certo. Oggi è stato convocato proprio dai vertici dell'Alleanza Sinistra Verdi per chiarire la sua posizione. Esattamente quello che chiede anche Sallusti.